Anche se il loro cammino non è sempre stato sotto le luci della ribalta, visti i rispettivi ruolini di marcia al di sotto delle aspettative, il derby tra San Salvo e Vasto Marina rappresenta pur sempre uno di quegli appuntamenti in calendario ai quali i tifosi più accaniti non può saltare, non fosse altro per la vicinanza geografica dei due centri unita alla forte rivalità sportiva, per due realtà che in verità non sempre hanno avuto modo di mettersi a confronto nello stesso campionato. Se il San Salvo cerca il quarto risultato utile consecutivo per mettersi al riparo da brutte sorprese, il Vasto Marina, privo degli acciaccati Vicentini e Soria, vuole cancellare al più presto il tonfo interno col Francavilla e rientrare in corsa per la proa dei playoff approfittando del KO dell'Alba Adriatica nell'anticipo di campionato. L'importanza della posta in palio mette il freno alle due contendenti, insipide nelle rispettive tre quarti e poco propositive. Sta di fatto che nella prima mezz'ora i due portieri saranno praticamente inoperosi, con il Taccuino che annota un paio di proteste dell'11 di casa. Da prima è il 23esimo per una spinta malandrina di De Curtis su Di Pietro a ridosso del limite d'aria e per un fuorigioco dubbio sbandierato a Marinelli dall'assistente di linea. L'inerzia del derby si spegne al minuto 39 quando i vastesi rimangono in 10 a causa del rosso rimediato da Manzi, sanzionato dal signor Mastro Giuseppe di Sulmona, che ravvisa il fallo da ultimo uomo del 6 biancorosso ai danni di Marinelli. Quest'ultimo finisce a terra in pianare avversaria, ma il fallo, come si evince dalle immagini, inizia molto prima. Giusta quindi la decisione del direttore di gara. Sul piazzato che ne consegue, Marroncelli infila la barba, illudendo probabilmente i propri sostenitori, che già pregustano una goleada verso i cugini ridotti in 10. E invece il Vasto Marina non si cruccia affatto dell'uomo in meno e nel giro di qualche minuto si rimette in carreggiata. È il 45esimo infatti quando avvantaggiato, i Cimo Aziz scambiano velocemente, quest'ultimo smista su Galasso, diagonale di quest'ultimo, pallone che termina sulla schiena di Ciarlariello, decisivo il tocco involontario di quest'ultimo che mette fuori causa il proprio portiere. Si va dunque al riposo sul risultato di perfetta parità. Al rientro in campo ci si attende un San Salvo arrembante, non fosse altro per l'indubbio vantaggio che teoricamente è rappresentato dall'uomo in più. Teoricamente appunto, perché se l'11 di casa apre bene con il tentativo di Crisci bloccato in due tempi dalla barba, sono i biancorossi ad essere più aggressivi e intraprendenti in avanti. Al 14esimo ci prova a Luongo dal limite d'area, il suo piatto in corsa si spegne di un niente a lato. Più devastante indubbiamente l'incursione devastese al 16esimo, che frutta un tiro dalla bandierina sui cui sviluppi Martelli è il più lesto di tutti per indirizzare il pallone alle spalle del malcapitato ritorno. Il Davide Bucci ammutolisce, anche se subito dopo torna a sostenere i propri beniamini a caccia del pareggio. La girandola di cambio operata da Nicola Marcello non produce a conti fatti dei benefici apprezzabili. Al 36esimo in ogni caso si registrano le nuove proteste dei sansalvesi per un intervento falloso di De Curtis ai danni del neoentrato Cardarella. Se i padroni di casa invocano il penalty e il rosso per il 2 vastese, il signor Mastro Giuseppe non è dello stesso avviso e dopo aver consultato anche il suo assistente di linea assegna il piazzato dal limite ai padroni di casa. Marroncelli si incarica nuovamente dell'esecuzione, ma stavolta gli esiti non soddisfano le aspettative. La barba riduce la sfera ha più miti pretese. Prima del rompete le righe annotiamo la nuova percussione vastese con Luongo, attento nell'occasione ritorno, e l'ultimo acuto sansalvese ininfluente con Maranzano, che spedisce abbondantemente al lato. Siamo stati fortunati a trovarci con l'uomo in più a fine del primo tempo e anche con l'1-0. Purtroppo non siamo stati bravi almeno a rientrare negli spogliatoi all'intervallo con il vantaggio. Abbiamo preso questo gol, il pareggio loro su una deviazione e poi niente, il secondo tempo loro con l'uomo in più hanno giocato di più, hanno giocato più del San Salvo, della nostra squadra. Sicuramente oggi l'espulsione ha cambiato tutto il volto della gara, perché siamo stati costretti a muoverci in una maniera diversa, quindi sono saltati i piani che avevamo preparato, però tutto sommato la squadra è stata sempre in partita e ha cercato di vincere.